Buongiorno a tutti. Oggi vi vogliamo parlare della misura di agevolazione marchi più 3, disposta con decreto del 18 ottobre 2019. Con questa misura, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Direzione Generale per la tutela della proprietà intellettuale, in collaborazione con Unioncamere, hanno voluto ancora una volta sostenere le piccole e medie imprese italiane nella tutela e la valorizzazione dei propri marchi all'estero. Non è infatti la prima volta che il MISE mette a disposizione delle misure agevolative volte a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese italiane. Con questo rifinanziamento, infatti, si è raggiunto il valore complessivo di oltre 9.500.000 euro negli ultimi anni, stanziati per il progetto Marchi Più. Ma vediamo in che cosa consiste la misura agevolativa. Si tratta di fatto di due misure, la misura A relativa alla tutela dei marchi dell'Unione Europea e la misura B relativa alla tutela dei marchi internazionali. Il marchio dell'Unione Europea ha la caratteristica principale di essere un diritto unitario, quindi di esplicare i propri effetti sull'intero territorio dell'Unione Europea grazie ad un'unica domanda di deposito presentata avanti l'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Se invece l'impresa è interessata ad una tutela che vada al di là dei confini europei, è possibile richiedere la protezione di marchio attraverso il sistema di Madrid per la registrazione di marchi internazionali. Ad oggi aderiscono a questo sistema oltre 100 paesi, per cui è possibile fare le designazioni a seconda dei paesi di effettivo interesse dell'impresa. Ma torniamo alla misura di agevolazione marchi più 3. Quanti sono i fondi stanziati? I fondi messi a disposizione dal Ministero in questa occasione sono 3.825.000 euro. Tuttavia, parte di questi è già probabilmente allocata alle domande protocollate in precedenza, ma che non hanno trovato una copertura finanziaria. Infatti, il bando in esame è proprio una riapertura del bando marchi precedentemente attuato. A chi si rivolge il bando? I destinatari del bando sono le piccole e medie imprese italiane che, oltre a rispondere a determinati requisiti formali di ammissibilità, devono avere una sede legale operativa in Italia e devono essere titolari di una domanda di deposito di marchio dell'Unione Europea o di marchio internazionale valida e pubblicata al momento della presentazione della richiesta di agevolazione. Qual è l'oggetto dell'agevolazione? Le misure agevolative sono proprio riconosciute sui marchi depositati a partire dal 1 giugno 2016 e che siano pubblicati in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Quindi anche domande già presentate in precedenza ed oggi registrate possono tranquillamente accedere alla richiesta di agevolazione. Ma quali sono le effettive attività finanziabili? Il bando prevede il parziale rimborso di servizi specialistici volti proprio alla tutela dei marchi. Tra questi troviamo quindi le spese di progettazione grafica e di realizzazione dell'elemento verbale, purché non coincida con la denominazione sociale dell'impresa, le spese per l'assistenza al deposito fornite da un professionista, le tasse di deposito versate alle UIPO e versate all'OMPI per la tutela del marchio, le spese di ricerca sostenute per la valutazione preventiva di eventuali criticità sulla novità del segno ed anche le spese successive al deposito del marchio laddove fossero state intraprese delle attività per la difesa del titolo, quindi opposizioni o avvisi di rifiuto da parte dei vari uffici competenti. Attenzione, è importante sapere che le spese devono essere state sostenute da un soggetto esterno all'impresa e si deve trattare di un professionista accreditato sia per quanto riguarda la parte grafica sia per quanto riguarda la parte di consulenza all'attività di deposito, quindi da un consulente in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all'albo. Inoltre, le spese devono essere sostenute a decorrere dal 1 giugno 2016 e fino alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Ma in che cosa consiste effettivamente il contributo? Il contributo è in conto capitale, a fondo perduto ed in regime de minimis. Ogni impresa potrà richiedere fino a un massimo di 20.000 euro cumulabili tra le varie attività. Il bando prevede il riconoscimento delle spese per un valore massimo tra l'80 e il 90% delle spese effettivamente sostenute, con dei massimali previsti che possono variare a seconda della tipologia di richiesta. In particolare sono riconosciute fino a 6.000 euro per ogni marchio dell'Unione Europea e fino anche a 8.000 euro per un marchio internazionale che vada a designare tra gli altri Cina e Stati Uniti. Quando sarà possibile presentare la richiesta di agevolazione? Il modulo per l'ottenimento del protocollo potrà essere predisposto e presentato a partire dal 10 giugno 2020. Ma attenzione, perché le risorse saranno assegnate con procedura valutativa
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento fondi. Consigliamo quindi di attivarsi tempestivamente, anche perché, lo ricordiamo, il marchio deve essere pubblicato al momento della presentazione dell'agevolazione e, considerando i tempi tecnici degli uffici competenti per la pubblicazione dei titoli, è bene attivarsi tempestivamente. In questo momento di particolare difficoltà del nostro Paese, riteniamo che Bando Marchi più 3 possa essere un utile strumento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione delle piccole e medie imprese per valorizzare e tutelare i marchi all'estero, ma soprattutto per sostenerle nei loro progetti di internazionalizzazione. Speriamo di avervi ancora una volta fornito delle utili informazioni e vi auguriamo buon lavoro. Alla prossima!